Victor, peccato, un'occasione persa. Eh sì, hai detto tu bene. Ultime due partite abbiamo perso l'occasione per salvarsi, secondo me. Però siamo stati sfortunati. Non ho niente da dire. Adesso mancano ancora tre partite. Abbiamo ancora speranza perché ci mancano ancora queste tre partite, quindi fino alla fine mettiamo tutto quello che ce l'abbiamo per salvare Chievo. E tu sei tornato a Barassi, uno stadio che conosci bene, hai segnato un gol importante 9 anni fa e anche oggi hai dato comunque un importante contributo nell'azione del gol. Ce la vuoi raccontare? Sì, peccato, volevo fare gol, sono stato sfortunato di non fare gol, però è importante che ho dato sempre contributo alla squadra per cercare di portare a casa i punti che è necessario per salvarsi. Oggi sono molto arrabbiato perché non abbiamo fatto questo, secondo me potevamo andare anche a casa con un punto, però è calcio, questo è calcio, siamo delusi. Anche perché avevamo tanta voglia di vincere qua oggi, di portare qualcosa a casa. Peccato che non abbiamo riuscito a fare questo. Dobbiamo continuare a lavorarci, a crederci, perché come ho detto prima abbiamo la speranza di salvare. Adesso ci sono tre partite e la buona notizia, tra virgolette, è che la zona a rischio è ancora 2 punti lontana. Quindi come affronterete l'ultima parte di stagione? Siamo sempre stati lì. Peccato che in queste ultime 2 partite potevamo uscirne fuori, potevamo chiudere la nostra salvezza. Peccato. Come hai detto tu, ci mancano ancora dei punti per salvarsi. Cercheremo di fare tutto possibile già da domenica contro Torino in casa. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa i punti che è necessario per salvarsi. Sei tornato titolare dal primo minuto, come ti sei trovato? Mi sono trovato molto bene, anche perché sto lavorando molto bene, sono contento della fiducia che mi ha sempre dato il mister, si è visto subito anche da parte sua che è disponibile a farmi giocare, perché il gruppo c'è, il gruppo è buono, ci sono tanti giocatori che possono anche giocare da titolare, con tutto il rispetto che ho per i miei compagni. Mi trovo molto bene, sto lavorando bene sempre durante la settimana per farli convincere di farmi giocare. Sono contento che mi ha fatto giocare oggi ho sempre dimostrato di dare la mano alla squadra, nonostante che non ho riuscito a fare il gol, però sempre ogni partita arrivo vicino a fare il gol e non viene. Però sono fiducioso e sono molto molto ottimista che fino alla fine del campionato farò dei gol, non dico uno, però penso. Quindi rivedremo la capriola da qui alla fine del campionato. Certo, sicuro.